Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa. Io dico romanzo demenziale. Io qui mi trovo insieme al regista ed ideatore di romanzo demenziale Matti da Legare, Federico Sagliola. Ciao a tutti ragazzi. E poi ci troviamo insieme a Michele Coniti, anch'io sono regista, ma in questo caso comunque sto collaborando con il mio amico Federico Sagliola. E io passerei anche da quest'altra parte, fatto però. Una particina sul romanzo. Certamente. Ha fatto anche una parte sul romanzo, perché tra l'altro, tra essere registi, siamo anche comunque gli attori, perché comunque ci sono, insieme a noi ci sono altri quanti sono? 39 oltre a te, perché in tutto 40, oltre a te 39 persone tra attori primari e secondari. Quindi. Ma abbiamo anche una bella sorpresa qua vicino a noi che si sta facendo i selfie praticamente. Bravissima Giorgia Vieri. Una cosa demenziale pure io, scusate, parliamo di cose demenziali, voglio fare una cosa demenziale pure io, se no che gusto c'ha. Infatti è per questo che ti abbiamo chiamato comunque, per fare perché una parte con noi. Sapete che sono una psicopatica. Ma noi vogliamo questi personaggi così. Noi vogliamo una... perché noi volevamo te, perché con questi capelli, con così bella come il sole, e chiaramente con Federica abbiamo detto ma perché non chiamare Giorgia? Sì, chiamiamola volentieri, Giorgia. Volentieri. Poi ho questa bella opportunità di recitare anche con uno degli intervistati miei prediletti, che è Niccolò Centioni, quindi sarò strafelice. E anche Emanuele Puddu, quindi insomma mi fa molto piacere. E poi oggi non potevamo non approfittare, se mi passi il termine, della tua presenza, del salutatore, del tuo... Ma è un grandissimo piacere! Il nostro salutatore del web, chi è che non lo conosce? Il nostro salutatore che abbiamo visto su Italia 1, su Acon Channel, su Gol TV, su dappertutto insomma. E poi appunto... abbiamo voluto Giorgia Viero, che noi chiamiamo la donna che ha pagato l'ultimo taglio dal parrucchiere con la lira, perché c'era ancora la lira l'ultima volta che ha tagliato i capelli. Quante lire hai pagato? Quanto hai pagato l'ultimo taglio dal parrucchiere? Ah, non lo so. 20.000 lire. Sì, 20.000 lire. Ah, ecco, perfetto. Adesso è arrivato l'euro, quindi... Ecco, allora parliamo di questa serie web romanzo demenziale. Sì, romanzo demenziale Matti da Legare, perché senza il sottotitolo Matti da Legare non siamo noi, comunque va bene, cose tecniche. È la prima web series che nasce da internet ed arriva poi ad alcune TV locali, romane, milanesi, pugliesi e napoletane. Quindi è stato un ottimo successo, in tutto siamo 40 attori tra attori primari e secondari, circa un 110 scene, sketch comici tra... naturalmente più o meno lunghi, più o meno divertenti, però comunque siamo una rivisitazione in chiave moderna delle comiche, diciamo, chiamiamola così, una via di mezzo tra le comiche e la Sai l'ultima, cioè barzellette recitate, tutto naturalmente come dire, col marchio verde, col bollino verde, non ci sono parolacce, tutta una serie pulita, non ci sono offese, non c'è volgarità, non c'è violenza, non c'è nulla di tutto questo, quindi forse proprio per questo che ha avuto successo. E stiamo andando avanti adesso col seguito Natale Demenziale, Feste da dimenticare, e saremo il primo cinepanettone web. Primo cinepanettone web! Cosa che, e tra l'altro, sia in romanzo demenziale sia in Natale demenziale, comunque ci sono anche delle special guest, Giorgia Viero, ci sarà Niccolò Centioni, tutti che comunque lo conoscono come Rudy dei Cesaroni, ci sarà Emanuele Puddu. Chi abbiamo in romanzo demenziale? Erpatata, Stefano Masciarelli. Insomma di personaggi ce ne sono. Si è allontanata un attimo Giorgia, che comunque stava salutando qualcuno, e io continuo, ti lascio la parola, perché insomma è... Cosa dire di più? Perciò seguiteli, ricordiamo tutti i contatti. Facebook, romanzo demenziale Matti da Legare, la pagina Mi Piace, che tra l'altro, se posso aggiungere, in circa 3 mesi ha raggiunto le quasi 4.000 persone, quindi siamo andati molto molto bene. E la pagina YouTube, romanzo demenziale, sempre col trattino, poi sottotitolo Matti da Legare. Però naturalmente ragazzi, seguite anche il nostro bravo salutatore, perché e vi noi ringrazio. Tra youtubers, come dire, no? ci aiutiamo a vicenda. A Vicenza. Ecco. Poi non potevo mancare io per farvi l'intervista e il saluto, perciò a questo punto salutiamo tutto il web, chiamiamo Giorgia che si è appartata, ma adesso ci sta raggiungendo. Si è appartata, oddio, detta saluta. Così, diciamo. Salutatore, io... ogni volta io ti saluto. No, ma ogni volta che facciamo i saluti è una gioia. E io ti ringrazio, è una doppia gioia, quanti tripla per me. Ci abbiamo insieme, salutiamo tantissimi, tutti. Ecco. E mi piacciono sempre di più, sempre ogni volta di che più. Ne facciamo uno, mi piace sempre di più. Allora salutiamo tutti i fans tutti di fans.
Però scusa salutatore, ma ti manca la manina? La manina non l'ho portata, la simuliamo. Ah, che ecco peccato. Qui, oggi non c'è, però seguite che seguite. Ci potrebbero essere delle sorprese, sicuramente. Ciao, salutiamo tutti i fans di Romanzo Demenziale. Matti da legare. E ciao, tutti i fans del prossimo prodotto Natale Demenziale Feste da Dimenticare, ovvero il seguito di Romanzo ma anche il primo cinepanettone web. Perfetto, ciao a tutto il web e non solo, ciao salutatore.